Bentornati alle vostre carissime fritte. Questa settimana, Marco, ce la rischiamo. Puntata interlocutoria, perché la puntata si chiama Fine corsa, punto interrogativo. Noi la stiamo registrando di venerdì e parleremo di elezioni americane, perché in giro per, diciamo, per lo scibile umano, l'internet, la stampa, la radio, la televisione, non si parla nient'altro a parte questo e il Covid, quindi non c'avevamo molta scelta, insomma. Il Covid, abbiamo già fatto troppe trasmissioni, esatto. E allora cercheremo di fare una piccola riflessione che potrebbe esulare anche dal risultato finale. In questo momento Biden, il candidato democratico, è dato in vantaggio, ma non ancora ai fatidici 270 grandi elettori, e quindi c'è anche ancora il rischio, tra ricorsi alla Corte Suprema, ai tribunali da parte di Trump, che questa situazione cambi. Però al momento è questa qui la situazione. E allora, fatto questa utilissima premessa per evitare cattive figure, Marco, parliamo intanto, cominciamo dai dati e poi facciamo una piccola riflessione sul trumpismo in generale. Allora, quanti hanno votato e com'è un po' la divisione dei pane e dei pesci? Sì, allora dunque, hanno votato molta più gente. Allora, sapete, l'altra volta avevamo fatto una trasmissione per dire come si eleggeva il presidente in America, no? E ora qualche piccolo cenno o chi vota. Perché teoricamente le persone votano tutti quelli che hanno più di 18 anni, però, con un grosso però in America, sempre, non è mai semplice, come l'elezione del presidente non è diretta, c'è un però, bisogna vedere, ti devi iscrivere nelle liste, cioè le persone che tendenzialmente avrebbero diritto di voto e hanno più di 18 anni sono 220, un poco più di 220 milioni negli Stati Uniti. Poi quelli che si iscrivono sono molto meno. In questo momento, dai dati che abbiamo raccolto, siamo un poco sopra i 140 milioni di votanti, perché Biden ha preso, andiamo per spanne, cifre arrotondando, intorno 73,8 milioni di voti, e Trump ne ha presi 69,7. Quindi diciamo che se il dato è quello di 2,20, è ancora valido, perché l'abbiamo trovato riferito a delle elezioni precedenti, avranno votato intorno ai 150 milioni di persone, quindi siamo a una partecipazione significativa per essere l'America, intorno al 70% di partecipanti, perché queste elezioni hanno catalizzato l'attenzione degli americani, tanto che, appunto, come le cifre che dicevamo prima, sono molto più alte dei due contendenti dell'altra volta. Cioè Biden con 73,8 ha preso 8 milioni su per giù più di voti in più della Clinton dell'altra volta. Trump di suo ha preso quasi 7 milioni in più di quanti ne avesse presi l'altra volta, dove aveva preso 62,9. Qui siamo quasi a 70, 69,7. Questo dato conferma il predominio a livello di voto popolare del candidato democratico. L'altra volta la Clinton aveva preso 3 milioni di voti in più, ma se l'era presa nel secchio. E questa volta Biden è intorno ai 4 milioni in più. Vediamo se pure lui con 4 milioni ci fa niente. Virgola, o se gli va un pochettino meglio. Però Marco, c'è un punto su questo. Non è accaduto quello tsunami democratico che fuori dagli Stati Uniti tutti un po' si aspettavano, perché compiendo questo enorme errore di leggere i fatti di oltreoceano con i nostri occhiali della piccola Europa, tutti ci aspettavamo, o molti si aspettavano, un risultato di Biden molto molto più significativo, molto più alto di quello di Trump, quando poi in effetti questa cosa non c'è stata. Diciamo, il trumpismo non è un incidente della storia, viene da dire. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che l'altra volta facevamo un discorso su Trump e il radicamento, cioè il fatto che Trump non è un personaggio
Sì, è folcloristico per molti versi, è anche inquietante per molti altri, ma è il Trump nasce perché la destra americana controlla il Partito Repubblicano e in qualche maniera lo ha trasformato in un partito di radicalismo di destra. Trump è l'espressione di questo pensiero, Trump è l'espressione dell'America profonda. Se voi guardate la cartina dei risultati elettorali, voi vedete che le coste sono democratiche e l'interno è repubblicano. E all'interno dei vari stati la dicotomia fra le grandi città e la provincia, chiamiamola provincia così per semplificare, è nettissima. La provincia è repubblicana, è trumpista, le grandi città sono democratiche. Questo risultato significa intanto una spaccatura, perché la radicalizzazione voluta da Trump ha pagato. Una delle classiche cose che si sentono ripetere, soprattutto nella cultura politica europea, è: si vince al centro. Trump ha radicalizzato ulteriormente il suo messaggio e ha preso 7 milioni di voti in più. Ora probabilmente perde, speriamo perda, però non si è spostata al centro per recuperare il voto. E dall'altra parte, la grande quantità di voto raccolto da Biden segnala pure che c'è stata una parte significativa, e poi ritorneremo alla fine della trasmissione su questa cosa, di voto più radicale di Biden, che è andato al candidato democratico esclusivamente in funzione anti-Trump, quello che era mancato alla Clinton sostanzialmente. La Clinton si era persa gran parte del voto di, semplifichiamo anche qui, di sinistra, diciamo, che, deluso dalla sconfitta di Sanders a fronte dell'ennesimo candidato dell'establishment, come era Hillary Clinton, non aveva votato. Non era vero che le masse popolari avessero votato Trump, è che semplicemente non hanno votato. Marco, a me ha colpito molto due cose specifiche sul voto. La prima è che pare che la maggior parte delle donne bianche middle class abbiano votato per Trump. Questo è un primo dato. Il secondo dato è che invece pare che il 90% delle donne afroamericane che si sono recate al voto hanno votato per Biden. E quindi la linea di frattura non è tanto una questione di genere soltanto, ma negli Stati Uniti si conferma anche essere una questione di razza e probabilmente una questione di classe, perché la differenza di salario tra una donna afroamericana e una donna bianca middle class è ancora elevatissima, e questa è qualcosa un po' che si conferma all'interno dell'analisi statunitense del voto. Questo messaggio di Trump è andato fortissimo, e questo era stato anche da alcune analisi il cosiddetto voto operaio a Trump nelle elezioni del 2016. Era arrivata una parte del voto operaio nella quale c'era stato una sorta di conflitto tra di classe e l'identità di razza, e aveva prevalso, in una situazione di crisi economica in cui l'identità di classe si è sgretolata, perché parliamo soprattutto di quelle che vengono definita la cintura della ruggine, e le zone dove c'erano le grandi industrie manifatturiere che da molti anni ormai sono state dismesse, però quello era il messaggio. In qualche maniera l'identità bianca aveva prevalso rispetto all'identità di classe, di classe operaia. Resta appunto il fatto che questa dimensione del suprematismo bianco, di una sorta di darwinismo sociale che è ritornato nella gestione che al nostro sguardo è folle della pandemia, no? Sostanzialmente non fare niente, cioè chi è il darwinismo sociale, chi deve andarsene se ne va e poche storie, non si ferma, la macchina non si ferma. Questo è estremamente radicato negli Stati Uniti. Sì. Quindi il personaggio Trump potrà sparire di scena, ma questo contenuto
resta diffuso con questa capacità di essere rappresentativo, perché appunto parliamo di 70 milioni di voti, 7 milioni in più dell'altra volta. Marco, chiudiamo questa puntata con una curiosità sul fatto che dicevi prima che le elezioni in Europa pensiamo che si vincano sempre al centro, mentre le elezioni americane hanno dimostrato che probabilmente un'altra via è possibile. Non soltanto perché Trump ha radicalizzato a destra, però pare che anche a sinistra dello schieramento politico americano il radicalizzare, o meglio dire delle cose che sono di sinistra, se così lo possiamo definire, dall'Europa, paga anche da un punto di vista elettorale. La conferma è il lato più positivo dal nostro punto di vista di queste elezioni, la conferma di quella che si è autodefinita The Squad, la squadra, quattro donne tutte di colore che già si erano affermate nelle precedenti elezioni, che sono state tutte confermate. La capolista di questo gruppo è la Ocasio-Cortez di New York, di origine portoricana. C'è anche un'islamica, Ilhan Omar, che è stata eletta nel Minnesota, Ayanna Pressley nel Massachusetts e Rashida Tlaib nel Michigan. Per l'occasio, come dicevi te, i repubblicani addirittura hanno investito 10 milioni di dollari nella campagna per sconfiggerla e li hanno buttati. Siamo molto contenti che hanno buttato 10 milioni di dollari. Questa cosa è stata rieletta. Quindi anche nel mondo democratico, nel Partito Democratico, quest'ala che si nomina come socialista, che è un nome che fa terrore negli Stati Uniti, si è rinforzata dopo le campagne, dopo le primarie di Sanders. C'è un nucleo che va ben oltre Sanders, perché qui parliamo di donne tutte sotto i 50 anni, e quindi lontane sia dall'età di Sanders che dei due contendenti, che come ci sono delle battute che girano, o se continuano a metterci tanto può essere che il presidente non ci arriva a essere presidente perché hanno una certa età. Però ecco, il trumpismo c'è ancora, però una risposta di sinistra radicale al trumpismo potrebbe anche crescere ulteriormente negli Stati Uniti d'America. E allora chiudiamola qui, salutiamo chi ci ascolta, condividete questo video e un saluto anche a chi ci ascolta su Radio Mir il lunedì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.